Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò come realizzare questa borsa che ho chiamato Autumn perché i colori richiamano comunque l'autunno e per questa borsa ho deciso di creare una lavorazione un po' particolare che vi spiegherò durante il tutorial. I materiali utilizzati per questa borsa sono di Fettuccia Landia. Nella descrizione trovate come sempre tutti i link per arrivare al loro sito. Nello specifico ho utilizzato il cordino 5.0 e patella e fondo in ecopelle. Trovate comunque tutto il materiale occorrente sempre nella descrizione ed ora iniziamo con il tutorial. Per la lavorazione di questa borsa partiremo dal fondo e io già l'ho portato avanti perché già abbiamo visto la lavorazione di questo fondo nei tutorial precedenti, ma comunque dobbiamo agganciarci sul laterale della borsa. Fare 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso foro. Faremo 2 maglie basse in ogni foro del fondo, tranne nei 4 punti dell'angolo, cioè in ogni punto dell'angolo faremo 3 maglie basse. Dopodiché, terminato il giro, chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo fatto. Facciamo una catenella e una maglia bassa in ogni metà catenella sottostante. Comunque vi lascio il link del tutorial della Birkin qui in basso nella i qui in alto, così potete vedere più o meno l'esecuzione. Però in quel fondo mi sembra di aver fatto 2 aumenti per angolo, mentre in questo ne ho fatto solo uno. Quindi, una volta terminato il giro di maglia bassa in costa, andremo ad iniziare la lavorazione del corpo borsa che io farò alternando 2 maglie basse chiuse insieme con una catenella. Non so come chiamare il punto, comunque sono delle semplici maglie basse. Ho chiuso a maglia bassissima, vado a fare una catenella e parto direttamente dalle maglie successive. Vado nella prima maglia, prendo il filo, vado nella successiva, prendo il filo, ricarico. Carico il filo e chiudo tutto. Fatto questo passaggio, vado a fare una maglia bassa che mi sostituisce comunque la maglia che ho chiuso insieme alla prima, altrimenti sarebbe una diminuzione. Vado nella maglia successiva, prendo il filo, vado nella successiva, prendo il filo, carico e chiudo tutto. Faccio una catenella che sostituisce sempre la seconda maglia bassa che ho chiuso insieme alla prima e vado nella successiva, prendo il filo, vado nella successiva e prendo il filo, carico il filo e chiudo tutto e faccio una catenella. Dovrò ripetere questo procedimento per tutto il giro. Lavorato l'ultimo punto e l'ultima catenella, andremo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo realizzato. E da questo momento in poi, comunque, il procedimento sarà lo stesso. Quindi mi faccio una catenella per avviare il giro, punto nella maglia successiva, prendo il filo, punto nella maglia successiva, prendo il filo, chiudo tutto. Faccio una catenella, vado nel punto successivo, prendo il filo, nel punto successivo e prendo il filo, carico, chiudo tutto e faccio una catenella. Vado nel punto successivo, prendo il filo, nel punto successivo e prendo il filo, carico e chiudo tutto. Faccio una catenella, vado
Vado nel punto successivo e prendo il filo, punto successivo e prendo il filo, carico il filo e chiudo tutto. Faccio una catenella e continuo in questo modo per tutto il giro e per tutti i giri che vi scrivo comunque nello schermo. Lavorato i miei 25 giri, a questo punto mi vado a fare un giro a maglia bassissima per restringere un po' il bordo. Ho già chiuso il giro a maglia bassissima, faccio una catenella, salto ovviamente questa prima maglia dove abbiamo chiuso con la maglia bassissima, vado direttamente nella successiva ma prendo solo metà catenella, quindi mi farò un giro di maglia bassissima in costa. Prendo il filo e chiudo, vado nella metà catenella successiva, prendo il filo e chiudo e continuo in questo modo per tutto il giro. Terminato il giro a maglia bassissima, possiamo andare a tagliare il filo, tirare fuori il filo e andare a creare la sola di chiusura e poi nascondere il filo in eccesso tra le maglie. Bene, a questo punto dovremo semplicemente attaccare la padella alla borsa e possiamo farlo o direttamente con l'uncinetto oppure cucendola con l'agotira fettuccia. Io lo farò con l'uncinetto perché mi trovo meglio. Ci creiamo come sempre il cappio iniziale facendolo un pochino più lungo in questo modo. Ci portiamo il retro della borsa davanti a noi e proviamo la padella. In questo modo dobbiamo capire più o meno da dove dobbiamo partire a cucire la nostra padella. E una volta prese le misure, con l'aiuto di uno spillo, ci andiamo a segnare più o meno il punto di inizio e l'altezza. Bene, a questo punto portiamo il cordino all'interno della borsa perché il cordino sarà all'interno della borsa. Punto l'uncinetto esattamente dove ho lo spillo, poco poco più in là. Prendo il cordino e lo porto fuori. Ora inizierò a lavorare i vari fori della padella, quindi sono un po' scomoda. Entro nel primo foro della padella e entro anche nella corpo borsa. Prendo il cordino all'interno e lo porto fuori. Una volta portato fuori il cordino, chiudo a maglia bassissima. Tolgo lo spillo. Ovviamente devo cercare di seguire la stessa riga. Entro nel foro successivo ed entro anche nel corpo borsa. Entro nel corpo borsa, prendo il filo,
lo tiro fuori e chiudo a maglia bassissima. Vado nel foro successivo, entro anche nel corpo della borsa, prendo il cordino, lo tiro fuori e chiudo a maglia bassissima. Continuo in questo modo fino a cucire tutta la padella. Una volta terminata di cucire tutta la padella, andiamo a fare l'ultimo punto puntando l'uncinetto nel corpo borsa. Prendiamo il cordino, chiudiamo e a questo punto tagliamo il filo, lo tiriamo fuori e poi andiamo a nasconderlo all'interno delle maglie, all'interno della borsa. Bene, a questo punto non ci resta che cucire anche la chiusura a girello e la nostra borsa sarà pronta. Allora, per cucire la chiusura andiamo semplicemente a prendere le misure in questo modo, anzi, se utilizziamo degli spilli per segnarci il punto è ancora meglio. Chiudiamo la padella in questo modo e puntiamo uno spillo al centro della chiusura, poi apriamo e cerchiamo di mettere al centro la nostra chiusura. Io bene o male vado ad occhio, ora me la appunto un attimo. Il procedimento per cucire la chiusura è identico a quello che abbiamo utilizzato per cucire la chiusura della Birkin, solo che qui c'è la chiusura in questo modo e per la Birkin è leggermente diverso. Però comunque il procedimento è lo stesso. Dobbiamo andare a bloccare il filo all'interno della borsa. Lo lasciamo un bel po' a lungo e poi andiamo a bloccarlo con un nodo. Dopodiché dovremo entrare ed uscire dal corpo della borsa ed entrare anche nei fori. Quindi vado punto lago in un punto della borsa ed entro anche nel primo foro della chiusura. In questo modo, ora punto lago nel foro successivo sottostante. Entro anche nel corpo della borsa e tiro. Devo semplicemente cucire. Continuo in questo modo appunto fino a cucire tutta la chiusura. Se questo è il risultato della borsa finita, ho applicato tutto quello che c'era da applicare e il risultato è questo. A me piace davvero tantissimo e spero che piaccia tantissimo anche a voi e spero tantissimo anche che abbiate gradito il tutorial. Fatemi sapere cosa ne pensate come sempre qui sotto nei commenti. Se la realizzate, mandatemi una foto su Facebook e trovate i contatti qui in basso nella descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete iscritte per non perdere nessuna novità e noi ci vediamo come sempre al prossimo tutorial. Ciao!